Telespettatori di Tele4, buongiorno, ben ritrovati con una nuova puntata di Star Bene in TV. Questa mattina sono in compagnia della dottoressa Vittoria Sola, che è una delle responsabili all'interno dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste per quanto riguarda il settore pediatrico, essendo anche la sua specialità appunto quella della pediatria, e con la signora Alice Tendella, che invece fa parte di un'associazione di mamme, e adesso parlando con loro capirete qual è il legame della figura professionale, come la dottoressa Sola è appunto la mamma di un bambino o di una bambina? Due bambine. Di due bambine, bene, complimenti. Allora, il tema della trasmissione è la settimana per l'allattamento materno, che si tiene dall'1 al 7 ottobre già da parecchi anni. Quindi io comincerei, dottoressa, innanzitutto a chiederle due parole sul suo ruolo all'interno di Auschwitz, e poi arriviamo ovviamente al tema della nostra puntata, cioè inquadriamo che cos'è la settimana, cioè cos'è questa iniziativa, come è nata, quali sono state un po' le motivazioni che hanno portato a creare un evento ad hoc su questo tema specifico. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, io sono pediatra e sono la responsabile di un servizio materno-infantile distrettuale dell'azienda sanitaria universitaria integrata, ma sono anche il referente per il percorso di riconoscimento della nostra azienda territoriale, dei servizi dell'azienda territoriale, come comunità amica dei bambini da parte di UNICEF, riconoscimento che noi abbiamo ottenuto nel 2014, e quindi io sono un po', come dire, tengo le fila di questo percorso che prevede proprio l'adesione a degli standard di qualità delle attività, dei servizi dedicati alle mamme e ai bambini nella primissima infanzia e in relazione a allattamento e alimentazione. Certo. In questo senso quindi avete un rapporto stretto, immagino, con il reparto materno-infantile del BUR, evidentemente. Sì, abbiamo costruito negli anni una connessione di continuità che sta consolidandosi negli ultimi anni, in modo che le mamme che vengono seguite dai nostri servizi possono poi conoscere, diciamo, le attività, le modalità di erogazione delle cure all'interno dell'ospedale, possono poi ritornare su accompagnamento da parte degli operatori del burlo ai nostri servizi dopo la dimissione dall'ospedale. Certo. Ecco, allora la settimana per l'allattamento materno, vedo qui anche sugli appunti che abbiamo, che si svolge qui in Italia dall'1 al 7 ottobre, mentre anche in altri paesi viene svolta in altri momenti dell'anno, in particolare vedo anche in agosto. Quali sono state le motivazioni che hanno portato, appunto, che hanno creato l'esigenza perché si volesse dedicare appunto una settimana di incontri, di convegni, immagino ci sia tutta una serie di iniziative su questo specifico problema dell'allattamento materno, che magari nel sentire un po' comune dovrebbe essere una cosa quasi scontata, ecco, salvo determinati casi di impossibilità, ma cui adesso ovviamente parleremo. Sì, la settimana mondiale dell'allattamento, come lei giustamente ha detto, è un'iniziativa universale che riguarda tutti i paesi del mondo ed è stata promossa da una serie di associazioni che a fianco dei servizi sanitari hanno voluto riportare l'attenzione su una pratica che, pur essendo nel senso generale così naturale, in realtà nel corso degli ultimi anni ha subito un calo di attenzione e di realizzazione molto molto elevato, nel senso che quello che noi vediamo è che un numero di mamme che allattano i loro bambini si è ridotto di molto, e anche la durata dell'allattamento esclusivo da prima e poi successivamente si è ridotto di molto, per cui il riportare l'attenzione su questa pratica, che è la naturale prosecuzione della gravidanza ed è quindi fa parte del processo riproduttivo per ciascuna donna e per ciascuna famiglia, quello di avere dei bambini, diventa assolutamente fondamentale. Certo, quindi in questo senso anche voi come distretti, come interagite con le neomamme? Cioè avete da loro una richiesta di informazioni e quindi di supporto, o siete voi a prendere l'iniziativa raccomandando appunto l'adozione, dove possibile, della buona pratica dell'allattamento diretto e non piuttosto il ricorso a latte artificiali, eccetera? Allora, noi abbiamo dei servizi, un'organizzazione consolidata di offerta di servizi di
percorso nascita che inizia già durante la gravidanza con i consultori che offrono sia un percorso individuale che percorsi di gruppo seguiti dagli operatori che noi chiamiamo dedicati, che sono ostetriche e ginecologi. Già durante la gravidanza alle donne viene offerta informazione sia sugli aspetti più generali sia sugli aspetti pratici relativi all'allattamento, in maniera che al momento in cui il bambino nasce ci si ritrova a gestire concretamente l'alimentazione, il rapporto e la conoscenza con questo bambino, le mamme sono già informate. Anche dopo la nascita noi continuiamo con le nostre attività offrendo informazione e sostegno fino a 6 mesi di vita. 6 donne su 10 vengono ai nostri gruppi preparto, seguiti dalle ostetriche, in cui il tema dell'allattamento è ampiamente approfondito, e 8 donne su 10 ritornano ai nostri servizi dopo la dimissione per sostegno, accompagnamento e anche per gestire a volte difficoltà. Ecco, difficoltà, partiamo magari da questo punto, difficoltà di natura, diciamo così, proprio tecnico-fisica, c'è mancanza di latte o comunque latte inadatto, perché succedono anche dei casi, da quello che posso sapere io da uomo, anche volendo, che in cui il latte, sia pure prodotto dalla mamma, non è adatto ad essere poi assorbito dal bambino. Quindi si parte da una situazione di difficoltà, ma poi mi pare di capire si va verso anche una situazione più generale dove il latte artificiale viene scelto come così forse la via più comoda, più diretta, più facile per poter allattare e nutrire il proprio bambino. Allora, diciamo così, che ci sono un sacco di idee che si sono consolidate nel tempo ma che non corrispondono alla realtà. Per esempio, io la ringrazio di questo, di aver riportato un tema che è quello che le mamme pongono come una domanda, di sapere se tutte le mamme possono allattare e se il latte è sempre buono. Bene, la risposta è sì, sia per la prima che per la seconda domanda. E non solo, ma tutte le mamme a cui viene chiesto come vogliono alimentare il loro bambino dicono sì, voglio allattarlo con il mio latte. Allora, il latte è sempre buono, perché un latte è fatto apposta da quella mamma per quel bambino. E il corpo delle donne è talmente potente da essere in grado di rispondere a necessità per bambini più grandi, più piccoli, più che vogliono mangiare di più, che vogliono mangiare un po' di meno. L'importante è che ci sia la possibilità di lasciare mamma e bambino insieme per tutto il tempo, in maniera che oltre a conoscersi il bambino possa far sapere alla mamma succhiando dal seno come e quanto latte e che latte produrre. Quindi la prima cosa è che tutte le mamme possono allattare, i casi di controindicazioni sono rarissimi e assolutamente ben conosciuti, e il latte della mamma è sempre buono per quel bambino, sia all'inizio, subito dopo il parto, ma anche dopo, per tutti i primi mesi di vita in cui la mamma può allattare esclusivamente al seno del suo bambino, ma anche dopo, perché continua a dare protezione nei confronti della salute del bambino e nutrimento per tutto il primo anno di vita e anche oltre. Quindi è importante che noi oggi diamo queste informazioni. Certo, ci sono difficoltà, spesso le difficoltà sono legate a, e questo l'ha studiato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le difficoltà sono spesso legate a intralci e ostacoli dovuti alle pratiche assistenziali, che si stanno progressivamente modificando, ma che ancora fanno sentire le mamme, mettono le mamme in difficoltà o le fanno sentire incapaci di allattare, proprio perché magari ci sono ancora delle idee non scientificamente corrette. Per quanto riguarda poi il supporto alle difficoltà, sicuramente i nostri servizi danno una risposta individuale, personalizzata, anche ripetuta nel tempo, in maniera da poter consentire alle donne di realizzare il loro piano di allattamento, anche per esempio quando rientrano al lavoro. Certo, perché questo in connessione con l'ospedale e con i medici di famiglia, con i pediatri e con i gruppi delle mamme. Certo, allora arriviamo, poi le chiederò ancora una cosa, mentre sui periodi di allattamento, o magari possiamo anche dirlo subito, ho avuto occasione anche di assistere a dibattiti così fra mamme sui tempi nei quali va portato avanti l'allattamento. Qualcuna criticava un'amica e diceva: ma come, sono passati 8 mesi, lo stai ancora allattando, non hai iniziato lo svezzamento, eccetera. Capire anche se su questo c'è, diciamo così, una sorta di indicazione che può essere data, o se i casi sono individuali e quindi seguono appunto ciascuno la propria così, situazione personale. Allora, controindicazioni per portare avanti l'allattamento non ce ne sono.
Dal mio punto di vista va un po'... allora, l'Organizzazione Mondiale raccomanda 6 mesi esclusivo e di portarlo almeno fino all'anno. Poi va un po' in base alla scelta e alle esigenze della mamma. Se una mamma vuole allattare fino a 2 o 3 anni non c'è nessuna controindicazione. Ho capito. Ecco, quindi più è meglio è. Quindi questo forse anche un luogo comune che va in qualche maniera... assolutamente. Ecco, quindi voi come associazione in qualche maniera affiancate le attività dei distretti, vi siete riunite, immagino che siate tutte mamme o comunque persone in qualche maniera coinvolte in questo tipo di situazioni. Sì, siamo tutte mamme, abbiamo seguito un corso, abbiamo seguito un corso di formazione proprio in azienda sanitaria e il nostro ci siamo prefissi il compito di aiutare le mamme nell'allattamento e anche nella gestione dei primi mesi di vita, che sono quelli un po' più difficili. Non sempre ci capita proprio di intervenire su difficoltà di allattamento, come di attacco, ma tante volte anche nella gestione a casa e nel coinvolgimento della famiglia. Certo. Perché qualche volta capita di avere magari, appunto perché ci sono false credenze consolidate, che magari mamme e nonne mettono un po' in difficoltà la mamma perché hanno altre conoscenze. Certo, esatto. Certo. Quindi serve anche un supporto psicologico in qualche caso per questo tipo di... Molte volte è sufficiente la pacca sulla spalla alla mamma che non ha magari difficoltà nell'allattamento, ma ha bisogno di sostegno da un'altra mamma per capire che le cose stanno andando bene, perché i primi giorni, i primi mesi sono difficili, sono faticosi. E qualche volta alle mamme basta avere il supporto di un'altra mamma. Certo, quindi voi siete tutte mamme che comunque hanno escluso la possibilità di utilizzare il latte artificiale per il proprio figlio? Assolutamente no. Qualcuno l'ha utilizzato perché ha avuto difficoltà, qualcuno ha fatto allattamento misto, qualcuno ha fatto allattamento esclusivo e comunque noi diamo supporto a tutte le mamme. Perché ci sono, per quanto sia importante l'allattamento, ci sono dei casi magari in cui una mamma non ce la fa o ha delle difficoltà oggettive o ha altri problemi, quindi noi tentiamo di dare supporto in base alle esigenze proprio della mamma in quel momento. Certo, però dottoressa, mi sorge una spontanea domanda, cioè diciamo il voler privilegiare il latte naturale materno rispetto al latte artificiale, anche se oggi siamo abituati a vedere insomma sostanze, prodotti artificiali in tutta quella che è la scienza alimentare, eccetera, è più una questione etica o ha proprio delle fondamenti di carattere nutrizionale, di carattere così di effettivo beneficio per il bambino o la bambina? Allora, diciamo che, come si diceva all'inizio, l'allattamento è la naturale prosecuzione di un percorso che inizia con la gravidanza e che diciamo si completa anche dal punto di vista neurofisiologico con l'allattamento. E il valore di questa modalità di alimentazione, di alimentazione per i bambini sta nella fisiologia, cioè nel fatto che noi siamo mammiferi e siamo quindi attualmente ancora viventi proprio perché l'allattamento ha consentito che la nostra specie si resistesse, diciamo, all'estinzione. Il fatto che ci siano alimenti artificiali che possono diciamo essere utilizzati nelle situazioni in cui non è possibile allattare naturalmente il bambino è un vantaggio, ma quello che noi dobbiamo proteggere è proprio la pratica dell'allattamento, perché l'organizzazione sociale, le pressioni, come diceva la mamma adesso, le pressioni legate alla cultura e anche di tipo pubblicitario possono far pensare alla mamma che il suo latte non va bene e quindi possono in qualche modo far prediligere la scelta di un alimento artificiale. La verità è che noi sappiamo ormai, la scienza ci dice che che la salute sta dentro nell'alimentazione naturale, nell'allattamento, e quindi noi che promuoviamo la salute vogliamo in tutti i modi aiutare le mamme a rendere concreto quello che è un loro desiderio. Molte ricerche ormai, anche non recentissime, dicono che le mamme
appunto a domanda su come vorrebbero allattare il loro bambino una volta nato, rispondono allattare al seno, quindi praticamente la stragrande maggioranza. Quindi il nostro compito è quello di sostenere chi vuole allattare al seno il proprio bambino e sostenere chi per motivi sanitari o anche per scelte che sono del tutto rispettabili non lo possono, non lo vogliono fare. Certo, quindi voi come associazione siete disponibili, vi date da fare nei confronti anche di donne in questo momento in gravidanza o comunque neomamme, sia per ampliare ovviamente la base dell'associazione ma anche per fornire tutta una serie di informazioni in questo senso. Come vi rapportate? Avete, che so, una pagina Facebook piuttosto che un sito internet? Cioè, qual è anche il modo per comunicare, per fornire poi i servizi che vi siete prefissati di fare con la vostra associazione? Certo, noi abbiamo una pagina Facebook dove postiamo dei link con informazioni e facciamo dei post nostri informativi riguardo l'allattamento, riguardo l'alimentazione in generale, e poi una volta al mese circa di sabato organizziamo degli incontri a tema che pubblicizziamo sempre tramite Facebook, incontri a tema che possono interessare sia le mamme in gravidanza sia quelle che hanno già partorito, e poi abbiamo sia tramite Facebook con i messaggi sia un'email a cui le mamme possono scrivere e noi poi di solito rispondiamo magari fornendo un numero di telefono di chi può essere più vicina o più vicina come esperienza o anche come residenza o come disponibilità di orario, e diamo proprio consulenza diretta, magari andiamo a trovare le mamme o facciamo consulenza al telefono se uno ha bisogno di un'informazione così al momento, e ci capita magari poi di seguire le mamme per più incontri o magari una volta sola, però facciamo anche questo servizio di di aiuto diretto, ecco, cioè, da mamma a mamma. Ecco, su Facebook cosa deve digitare uno nella stringa? Mamme alla pari. Mamme alla pari e usciamo noi. Certo, mentre invece, tornando al discorso della settimana per l'allattamento materno, ci saranno una serie di incontri, vedo che il calendario dell'iniziativa si può trovare su internet, qui l'indirizzo è in inglese, non so se poi esiste anche un corrispettivo italiano, se lo ricordate a memoria, se no magari lo facciamo poi, lo comunichiamo in un momento diverso, magari con qualche altro sistema, perché qui è worldbasedfeedingweek.org, quindi magari è difficile magari anche... No, in Italia digitando settimana per l'allattamento materno 2017 si vedono tutte le iniziative che in tutta Italia sono in questo momento in corso di organizzazione. Credo che la cosa importante è dire quali sono i temi di quest'anno. Il tema di quest'anno è il sostegno dell'allattamento tramite la rete e quindi tramite il lavoro insieme, coerente e organico nei confronti sia dell'informazione che del sostegno che della diffusione di una pratica sostenibile. E da questo punto di vista l'allattamento materno risponde in qualche modo a tutte queste indicazioni, e Trieste vede per la prima volta negli ultimi 2 o 3 anni una rete molto forte di organizzazioni non solo sanitarie ma anche delle organizzazioni delle mamme, tra cui c'è anche la Lega del Latte, no? Sì, la Lecce League, sì. Che ha... Sì, noi abbiamo ci siamo noi, la Lega del Latte, una Dula e c'è un'altra persona che ci ha aiutato ad organizzare l'evento e che ha un'attività commerciale che però si interessa molto di questi temi. E, tra l'altro, sulla nostra pagina verranno pubblicati anche tutti gli appuntamenti e c'è anche un evento Facebook dove vengono pubblicati tutti gli appuntamenti. E quindi stiamo lavorando tutti insieme per organizzare questa settimana il flash mob di sabato 30 settembre e poi tutti gli incontri che ci saranno in settimana. Certo. Dottoressa, un'ultima domanda, abbiamo ancora poco più di un minuto.
la settimana per l'allattamento materno organizzata dall'Alleanza Mondiale per Interventi a Favore dell'Allattamento, che ha un acronimo UABA con la W, con la W, e vedo nella nota che questa organizzazione non accetta sponsorizzazione di qualsiasi tipo dalle ditte produttrici di latte artificiale. Ecco, ma il latte artificiale è così negativo? Cioè, mi sembra una presa di posizione molto forte nei confronti di uno strumento che però, da quello che la mia modestissima conoscenza, è qualche situazione si rivela comunque indispensabile. Allora, diciamo che c'è un codice internazionale che risale ormai al 1981, che ha definito, proprio perché si sa che la pubblicità può, come succede per tutti i prodotti, incidere sulle scelte delle persone, a volte in modo appropriato, a volte in modo non necessariamente appropriato, e questo codice internazionale chiarisce quali sono i rapporti che le compagnie produttrici devono avere nei confronti degli operatori sanitari. Soprattutto sostengono pratiche sane, e per esempio l'obiettivo del codice non è quello di demonizzare l'allattamento artificiale, che come abbiamo già detto in alcune situazioni è necessario, ma di evitare che la promozione commerciale possa incidere sulle scelte delle persone o direttamente o tramite gli operatori sanitari. Ed è per questo, come in molte altre situazioni, che gli operatori sanitari devono dare informazioni indipendenti basate sulle evidenze scientifiche a favore della salute delle persone, in questo caso delle mamme e dei bambini. Benissimo, vi ringrazio, siamo giunti al termine di questa puntata di Star Bene in TV. Ringrazio la dottoressa Vittoria Sola dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, la signora Alice Tandela dell'associazione Mamme alla Pari, giusto? Esatto. Bene, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima puntata. Grazie a tutti, buona giornata.